Buonasera e un benvenuto tutti dal Corridoio Cittadino. Siamo felici e ci onora essere qui con voi stasera. Grazie alla parrocchia di Montiviale e ad ASA Consulto di Vicenza per averci invitato. Un pezzo semplice e commovente che descrive la meraviglia di un mondo visto attraverso gli occhi di un bambino sordo. I coristi daranno importanza a quello che stanno cantando con il linguaggio dei segni. Can you hear me? Puoi sentirmi? Del maestro Alessandro Costa. È un brano che eseguiremo con semplici e delicate coreografie delle mani e delle braccia, indossando sempre i guanti. Thank you.
e dice: un bambino è nato per te, gioisci Gerusalemme, alleluia, esultando nel cuore adoriamo il Cristo nato con un nuovo canto. A seguire una tra le più famose arie da corte, Stilena. Thank you.
che buonasera prego convocare l'ottava giornata. Iniziamo con Born on a New Day, nato in un nuovo giorno, che è la versione rivista del già famoso brano You Are the New Day di John David e Peter Mannit. Il testo natalizio di Philip Lawson, primo marito dei King Singers, esprime tutta la luce e l'amore che Gesù ha portato ad ognuno di noi con la sua nascita, comunicandoci tutto se stesso e cambiando completamente le nostre vite.
melodia tradizionale natalizia del mondo anglosassone, risalente al XVI secolo. Il brano del compositore britannico Philip Stopford racconta dell'episodio del Vangelo in cui Erode il Grande, re della Giudea, ordina un massacro di bambini allo scopo di uccidere Gesù e di una madre che abbraccia e culla il suo bambino cantando una struggente e dolcissima ninnarana per quella che potrebbe essere la loro ultima volta insieme. Thank you.
invenzione melodica e immediatezza espressiva del giovane compositore norvegese Ola Cirese, dove il coro esprime con gioia l'avvento del Salvatore, cantando incessantemente Alleluia.
Dal gruppo Vocali Pisani, un buonasera a tutti voi e un augurio per un buon 2020 di serenità e di pace. Natale è nascita di speranze e di redenzione che si rinnova ogni anno. È speranza dopo il dolore, luce dopo il buio, vita che rinasce in un ciclo di cui siamo parte infinitesima. E nel poco tempo che ci è concesso in questo mondo, il suo rinnovarsi ci aiuta a superare la tristezza e a ritrovare, se non la gioia, almeno la pace interiore. Il Natale che vi cantiamo non è quello delle vetrine dei negozi, non è festa gratuita, piuttosto è sorpresa che illumina la strada a chi non la vede. Lungo la strada, assieme alla musica, ci accompagneranno i versi di grandi poeti che hanno descritto il Natale in modo profondo e genuino, inatteso e sorprendente. Vi invitiamo a seguire il percorso insieme a noi e solo alla fine, se volete, onorarci del vostro applauso. Natale, guardo il presente scolpito, dove sono i pastori appena giunti alla povera strada di Betlemme. Anche i remagi nelle lunghe vesti salutano il potente re del mondo. Pace della finzione nel silenzio, delle figure di legno. Ecco i vecchi del villaggio e la stella che risplende, e l'asinello di colore azzurro. Pace nel cuore di Cristo e l'Eterno. Non per pace nel cuore dell'uomo. Anche con Cristo, e son 20 secoli, il fratello si scaglia sul fratello. Mancelli scorda il pianto del bambino che morirà poi in croce fra due ladri. Lord, hear us.
ami la suprema certezza dell'amore e dell'amore. Questa è la mia preghiera, la certezza che appartiene alla vita nella morte, alla vittoria nella sconfitta, alla potenza nascosta nella più fragile bellezza, a quella dignità nel dolore che accetta l'offesa, ma disdegna di ripararla con l'offesa. Dammi la forza di amare sempre e ad ogni costo.
e rumoroso, essendo i bar aperti fino a mezzanotte, e infantile, che non è quello del bimbo che crede ogni candela una stella, e l'angelo dorato spiegante in aria la cima dell'albero, non solo una decorazione, ma anche un angelo. Il fanciullo di fronte all'albero di Natale, lasciatelo dunque in spirito di meraviglia di fronte alla festa, a un evento accettato non come pretesto, così che il rapimento splendido e lo stupore del primo albero di Natale ricordato e le sorprese, l'incanto dei primi doni ricevuto, ognuno con un profumo inconfondibile ed eccitante, e l'attesa del logo o del tacchino, l'evento atteso e che stupisce a suo apparire, e riverenza e gioia non debbano essere mai dimenticate nella più tarda esperienza, nella stanca abitudine, nella fatica, nel tedio, nella consapevolezza della morte, nella coscienza del fallimento. Nella pietà del convertito, che si potrebbe tingere di vanagloria, spiacente a Dio e rispettosa verso i fanciulli, e qui ricordo con gratitudine anche Santa Lucia, con la sua canzoncina e la sua corona di fuoco, così che è la prima della fine, l'ottantesimo, l'ultimo, qualunque esso sia, le accumulate storie della benedizione annuale possano concentrarsi in una grande gioia, simile sempre a un grande timore, come nell'occasione in cui il timore giunse ad ogni anima, perché l'inizio ci ricorderà la fine, e la prima venuta, la seconda venuta.